Benvenuti, e ovviamente vi siamo tutti grati per la presenza, anche perché insomma, siamo reduci da giornate nelle quali a pescare i libri hanno in qualche modo piacevolmente riempito questa città praticamente tutte le sere, quindi insomma essere qui un lunedì dopo quello che è accaduto nel fine settimana è davvero encomiabile ed è un bel segnale per questa città che si sta tanto legando all'editoria, sta vivendo a Pescara una fase di grande interesse, non avevamo dubbi. Tra queste realtà che proprio sono legate al territorio c'è anche Carsa, che ha seguito il lavoro di autore di Checco Mancini con i libri. Primo è già noto, il secondo lo presentiamo questa sera, ma stasera non faremo la presentazione di un libro per due motivi. Il primo è un po' quello che ho detto io, a cui si aggiunge il fatto che poi il libro va letto, quindi non bisogna parlarne. Ma stasera cogliamo una straordinaria opportunità, penso davvero inedita nella storia delle manifestazioni che si sono svolte in questa sala, di fare una discussione con gli ultimi quattro sindaci di questa città, perché i temi che si riferiscono ad un'antica storia del secolo scorso, che per esempio a quelli della mia generazione un po' sfugge, già a quelli della mia generazione, sono giovanissimo, ha invece una attualità nella cronaca e nel dibattito non soltanto politico, ma ai tanti livelli professionali e culturali che animano questa città, questo territorio, questa regione, che sono assolutamente una bellissima occasione di realizzare, come succede a Pescara, un ponte tra questa storia straordinaria di Antonio Mancini, che viene in questo secondo libro raccontato in una veste diversa rispetto al primo, e quella che invece è la sfida che gli amministratori di oggi e soprattutto di domani devono ancora intraprendere, cioè quella di collegare questa città ancora di più, di renderla città perno dell'Adriatico, assieme che perno della regione, e soprattutto saper completare delle sfide che quella generazione di politici ha soltanto avviato. Questo è l'impegno più bello che questa sera vogliamo cercare di raccogliere dall'esempio, dalla testimonianza di Antonio Mancini raccontata da Checco, ma soprattutto l'impegno più bello che riguarda chi guida questa città e questo territorio più vasto in questi anni. Per cui seguiremo questa logica nella discussione, che sarà una discussione tutta politica da questo punto di vista. Lo facciamo ringraziando innanzitutto e chiamando per un saluto il padrone di casa, il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Antonio Blasioli, che ha voluto appunto questa manifestazione, penso proprio per lo spirito di cui ho parlato finora. Antonio. Va bene, grazie a Carmine naturalmente per la sua disponibilità a presentare questo incontro e coordinarlo, e un ringraziamento naturalmente a tutto il pubblico che è pervenuto questa serata. In questa serata, diceva giustamente Carmine, abbiamo avuto dei giorni molto fitti di presentazione di libri con il FLA, il Festival delle Letterature, che è molto riuscito quest'anno, come del resto anche l'anno scorso, e che è un orgoglio della nostra città. Stamattina abbiamo avuto una conferenza dei capigruppo, Carmine, e con i capigruppo si discuteva appunto dell'iniziativa di questo pomeriggio. Si diceva: abbiamo messo insieme i sindaci degli ultimi 25 anni. Qualcuno mi faceva notare: ma sono 22 anni e mezzo, poi ricontrollando anche il tuo periodo, eccetera, io dicevo: va bene, poi ci sono 2 anni e mezzo di Marco che devono ancora venire, quindi alla fine avremo i 25 anni affilati. Ed è un'iniziativa sicuramente bella, perché se è vero che Checco in questo libro svela un pochino dei documenti che sono stati i documenti di Antonio Mancini, che è stato anche lui sindaco di Pescara, è vero anche che magari i sindaci di questa serata ci potranno raccontare quelle che sono state le loro esperienze amministrative, che sono state delle esperienze amministrative sicuramente importanti, è vero come è vero, e noi lo ricordiamo ogni anno, anche questo ci unisce un po' all'attività di Checco che fa con il liceo classico, i bombardamenti di Pescara. Quest'anno siamo al 73° anno da quei bombardamenti del 1943, che sono stati dei bombardamenti che hanno distrutto la nostra città per il 70%.
e a pensare, diciamo, al 1948, come era descritto l'Abruzzo in quel periodo, come, diciamo, principalmente come luogo della natura che vince, a pensare come abbiamo camminato fino ad oggi, c'è da ringraziare sicuramente i sindaci che hanno lavorato nell'immediato dopoguerra, ma anche i sindaci che sono seduti a questo tavolo e che io sono curioso di sentire sia nella loro esperienza amministrativa sia nei consigli che vorranno dare ai giovani amministratori di oggi. Quindi grazie e buon lavoro. L'introduzione di Giorgio Dorazio, che avrebbe dovuto dire qualcosa sul libro. In realtà Giorgio si è ammalato, 41 di febbre, non è presente questa sera, vi saluta tutti quanti. Ci ha lasciato degli appunti che io uso, diciamo, come canovaccio per una breve conversazione iniziale con l'opera, per un po' che ne viene fuori. Intanto sappiate, insomma, che è Giorgio Dorazio che scrive queste note e poi ci racconta in 2-3 minuti, ovviamente, il senso di questa sua lettura. Come ricorda saggiamente la nota dell'editore Carza, che ha già ristampato molto mosso, questo secondo libro di Francesco Checco Mancini, autore in precedenza del fortunato Già vinti nel cuore, circa mezzo secolo fa, sia però una gigantesca e rapida trasformazione che trasformò e spostò il baricentro economico e sociale della regione verso l'Abruzzo Adriatico. Di questo sviluppo Pescara diventa il motore, nuova città con nuova provincia era stata fondata dal regime con l'unificazione di Pescara e Castellammare Adriatico nel 26-27, che le 100 città d'Italia chiamava Milanuccio e che gli inglesi chiamavano Shanghai, queste sono citazioni prese dal libro. Un motore ruggente come quelli del circuito di Pescara, questa città a marcia ingranata, che era stata la città della velocità del Marchese de Sterlich e di Lulu Spinozzi, di Ferrari, di Volari, di Fangio e di Guimù. Erano gli anni 20 e 30, poi è arrivata la guerra che ha rimischiato le carte nella partita pescarese. La guerra in casa, come recita il primo capitolo di Molto Mosso, con i devastanti bombardamenti del 43, poi insomma è il punto in cui inizia questo racconto. Da qui prende passo la ricerca di Checco Mancini, ordinata in un volume che analizza il confronto per il capoluogo abruzzese tra industrializzazione, università e autostrade, attraverso l'archivio del sindaco pescarese e poi parlamentare Antonio Mancini dal 47 al 72, padre dell'autore. 500 pagine di documenti che restituiscono un quadro storico ampio della modernizzazione abruzzese, dai retroscena delle grandi infrastrutture a quelli di Miss Italia fino alla lotta dei campanili. Come è chiosato in un'intervista l'autore con un filo conduttore che agli occhi del lettore odierno sembra essere la consapevolezza di una perduta vitalità da parte di Pescara. Bella provocazione. Una città eccezionale nel panorama italiano, ha spiegato l'autore, che pur ripercorrendone dei fondamentali passaggi storici nei 26 capitoli che compongono il libro, assieme ad un ultimo capitolo di ricordi personali, fondandosi sull'archivio del padre, non vuol fare e non fa con Molto Mosso una celebrazione paterna di Antonio Mancini. Ecco, questo è il primo spunto su cui io voglio chiedere innanzitutto a Checco la differenza rispetto al libro precedente, la differenza sia nel suo lavoro che è stato quello di selettore, non di autore, ma di selettore, cioè di chi ha rimesso insieme uno straordinario patrimonio, e allo stesso tempo quale altra immagine, quale altra dimensione politica pubblica di Antonio Mancini rispetto a quella privata, un po' più intima, del primo libro emerge qui? Cioè qual è stata la differenza sostanziale anche nel tuo lavoro di autore, oltre che nei contenuti? Grazie Carmine, io ringrazio il Presidente, i sindaci, ringrazio tutti voi. E la prima domanda mi pone un problema. L'ho visto, preso, chiedo scusa. C'è un certo raccoglimento. Ciao. Mi pone una domanda che non dico all'autore, non mi ritengo un autore, non mi ritengo questo problema. Al selettore, allo scrivente piuttosto che allo scrittore. E un altro come figlio. Fra vedere carte quando il padre era un giovanotto innamorato, sconosciuto, che vive in guerra, cioè tutte esperienze che sono assolutamente al di là della portata emotiva di un figlio, per cui il
il padre è un papà, non è un giovanotto innamorato. E vedere invece all'azione un uomo che nasce dal nulla, perché è un uomo che perde tutto tre volte, sta per perdere la casa nel 33, nel 43 riperde un'altra volta tutti i risparmi, si stava per comprare la casa e con l'armistizio di riperde. Riperde un'altra volta la posizione sociale nel 45 e riparte da capo e diventa pescarese per caso, lì c'è tutta la cifra di quello che era Pescara in quegli anni, cioè la Pescara da cui si partiva, la Pescara da cui si arrivava soprattutto. I due tipi di documenti sono molto diversi, è evidente. I primi sono interiori, intimi addirittura, i secondi sono la scrittura della vita politica. Ma riandiamo sempre qui. Pescara era una città che aveva 60.000 abitanti circa nel 44-45, e di cui più della metà erano di fuori, cioè era quello che si dice termine inglese, sono un melting pot, cioè era un miscuglio di esperienze e di persone. E proprio da questa continuità fra la storia singolare di mio padre, che era un giovanotto autodidatta, campagnolo, che in vita sua aveva fatto di tutto, aveva fatto dall'ufficiale di Stato Maggiore all'operaio, nel giro di solo 5-6 anni, insomma, aveva cambiato in molto le sue esperienze, anche là c'è l'essenza della Pescara di quegli anni. Quindi una Pescara che dalla guerra viene sradicata, ma dalla guerra rinasce più forte di prima, perché diventa il centro di quelle che io chiamo le dinamiche sociali, che poi sono il grande cambiamento da un paese rurale a un paese, una nazione industrializzata. E Pescara diventa il centro, diventa un epicentro, perché si ricollega a ciò che era già stato, quella che si chiama l'antica industrializzazione della Val Pescara, ed è un altro tema. La Val Pescara è una delle valli che si pone all'inizio del Novecento come un prototipo industriale, come una dimensione super, già allora super provinciale, già allora si intravede un'egemonia regionale quasi di Pescara. Perché io sottolineo il tema della città, il tema della città-regione, il tema della città metropolitana, più che il tema della Grande Pescara? Io qui non voglio riparlare del libro, dopo siamo qui per parlare del futuro e non del passato. Io ho avuto due esperienze nella mia vita, come dire, lavorativa, di vedere un ventennio di sviluppo fortissimo in due aree di industrializzazione forte, che sono state il Vastese prima e il Sangro dopo, di viverla professionalmente, cioè non certo come sociologo, come politico, cioè di avere a che fare qualcosa su quel tessuto imprenditoriale. E cosa ho notato? Ho notato che quelle realtà in maniera complessa si sono radicate nel territorio, quelle realtà hanno anche retto, parlo sia della Pilkington che addirittura del Sangro, che nasce un intervento Fiat che poi è diventato tutt'altra cosa, però sempre legata all'automotive, hanno retto. Però è mancato l'effetto città, e per dirla in concreto c'erano due istituti di ricerca che si dovevano integrare con queste realtà, il Lancianese, il Mario di Gesù, il Vastese, il Cotir, che era per quanto settoriale, e la mancanza di un effetto città, la mancanza di quella diffusione di mentalità urbana che tutto sommato la Val Pescara invece ha sempre garantito da 100 anni, perché era comunque un grande canale di diffusione delle idee, ha fatto sì che l'industria, grazie a Dio fino adesso, è sopravvissuta, ma l'effetto città che si doveva invece avere, tutto sommato, non
c'è stato. Speriamo che poi le cose vadano meglio. Io. Sì, diciamo questa è una delle tante questioni che sono affrontate proprio nei contenuti dei documenti di Antonio Manzoni. L'idea appunto dell'identità della città nella sua proiezione nel territorio, ma tanti altri temi come quello appunto attraverso una ricostruzione cronologica che viene fatta anche con capitoli, diciamo dai titoli suggestivi in qualche modo, potrebbe fare il giornalista della scelta, giornalista titolista, che è perché le azzeccate tante. Ebbrezza degli idrocarburi, Atenei, lo scontro sull'autostrada, insomma, pensate anche all'attualità di questi titoli che invece si riferiscono a situazioni legate agli anni 40 o successivi. Giganteschi problemi, scrive Giorgio Dorazio, e solchi tracciati, come dice l'autore, che ha dichiarato quello che allora non si è fatto, dal trascollinare che avrebbe evitato l'abbandono di tanti centri interni e il consumo del territorio costiero fino al porto Isola, non si è fatto più fino a oggi. Non c'è un problema irrisolto che oggi o domani non torni di attualità. Dall'ospedale regionale Chieti Pescara, ne parliamo proprio in queste settimane, le esigenze dell'area metropolitana che richiedono l'alleanza delle due città sorelle. Sono ancora attuali le questioni dell'autostrada, dicevo, o ancora più quelle della ferrovia, se vogliamo essere la porta est di Roma, o ancora le questioni pescaresi del porto, delle sabbie, dell'interramento. Lo stesso problema e le soluzioni tecniche discusse da 100 anni, ma intanto Pescara, scrive sempre Dorazio, stenta a mantenere quelle pluralità di vocazioni direzionale, commerciale, balneare, produttiva che l'hanno resa unica in quegli anni. Insomma, questo libro ha nella sua ossatura due ragioni importanti. La prima è un compendio di documenti inediti, orari, setacciati e connessi da Francesco grazie ad una confidenza cresciuta con il meticoloso e nutrito archivio paterno, e serve dunque a rintracciare dati e opinioni utilissimi per una lettura storica, per una documentazione anche di episodi inediti. La seconda ragione, ed è quella che ci ha convocato ancora di più questa sera, e che è un vademecum per la lettura del presente con analogie o veri e propri rimandi per comprendere le occasioni perdute e le potenzialità da potenziare, passate il gioco di parole, scrive Giorgio Dorazio, della regione in generale, di Pescara in particolare, soprattutto al fine di indirizzare risorse e sforzi dell'attuale e futuro sviluppo di una città che ancora oggi deve interrogarsi sulla propria vocazione principale, ma non necessariamente univoca, a prendere delle decisioni in tal senso. Appare dunque utilissimo in questa sede il dibattito che stiamo aprendo rispetto a questi temi, perché vede protagonisti il sindaco pescarese in carica e alcuni ex sindaci della città, tra cui l'attuale governatore abruzzese, che quindi ha anche una visione un po' più globale del tema della città vista nella sua dimensione regionale. Un progetto, quello della Pescara nella dimensione regionale, che Antonio Mancini aveva maturato sin dai primi anni 40. Nelle pagine del libro ci sono dei termini che sono, al di là dei progetti, la stessa terminologia di straordinaria attualità. Pensate, si parla di politica adriatica, oggi parliamo di macroregione adriatico-ionica, si parla di alleanza adriatica, si parla addirittura di asse di sviluppo a T. Oggi abbiamo, magari ce ne parlerà, un piano regionale dei trasporti che sembra, insomma, l'evoluzione di questa idea della gestione degli assi della mobilità che Antonio Mancini aveva individuato, e lo troviamo nelle carte che Francesco ci ha riconsegnato già dagli anni 40. E io, andando in ordine cronologico, perché parliamo di questi 25 anni adesso, in un primo giro di interventi che vorrei soltanto fossero esperienziali, cioè legati a ciò che hanno visto e che hanno fatto da sindaci, quindi partendo da Carlo Pace per poi avvicinarci all'attualità, sono tutta una serie di temi che loro hanno vissuto da sindaci, dicevo, in prima persona. Pensiamo ad esempio alla questione ferroviaria, che è quella che, ecco, che apre il libro in qualche modo. Il primo grande problema che la città nel dopoguerra si trovò a fronteggiare e poi in qualche modo a risolvere. Carlo Pace, insomma, ha vissuto, diciamo, la fase conclusiva
che in qualche modo ne ha aperta un'altra successiva che stiamo ancora vivendo, della riconsegna di quelle aree, ma c'era il tema generale della mobilità ferroviaria e del rapporto di questa città con il ferro. Ecco, allora, Carlo Baci, vorrei che da qui ci iniziasse a raccontare, avendo, credo anche lui, letto, sfogliato il libro, che cosa gli ha evocato nella sua esperienza di sindaco questa storia che viene dagli anni 50 di un sindaco che guidava questa città e che insomma, si è scontrato con i problemi che credo anche voi, quelli che sono dietro questo tavolo, avete in qualche modo dovuto vivere da attori, riuscendo in qualche modo a cimentarsi con questioni che purtroppo sono ancora irrisolte. Pace. Grazie e buonasera a tutti prima di tutto. Ma io mi ero preparato qualcosa da dire sul tema che ho letto dell'invito che c'è stato. Prima di parlare di quello che abbiamo fatto in quel periodo, volevo spezzare una lancia per i sindaci, per tutti i sindaci. Noi siamo una serie di tre sindaci che hanno in qualche modo creato un servizio alla città per un certo periodo. Un po' più vicino, Carlo. Facciamogli un applauso che credo sia... Questa presenza dei sindaci mi ha stimolato subito a spezzare una lancia verso di noi, perché si parla tanto del problema dei vitalizi, per esempio. Molti penso che non sanno che i sindaci innanzitutto hanno un emolumento che è un terzo di quello dei parlamentari, ma un'altra cosa importante è che sono sempre il primo livello di contatto con il pubblico, quindi hanno una responsabilità enorme e al termine del proprio mandato praticamente si dà la mano e non c'è neanche un vitalizio. Questo lo devo dire perché effettivamente molti parlano poco di questo fatto e credo che sia importante. L'attaccamento alla nostra città lo si dimostra anche in questo. Ognuno di noi dà continuamente il massimo. E sicuramente un'altra cosa che voglio obiettare, quando si porta avanti un'amministrazione complessa come quella di Pescara, per tanti motivi, anche per i motivi storici che prima lui richiamava, è una città in movimento, lo è sempre stato e lo continua ad essere per tanti motivi. Un'opposizione deve essere fatta in maniera molto costruttiva, perché se si fa un'opposizione per opposizione all'interno di un'amministrazione comunale non si dà assolutamente un contributo di quello che deve essere l'attaccamento alla propria città. Ci tenevo a dire questo perché è qualcosa che forse in tutta città molto spesso ho visto attaccamenti senza motivo all'amministrazione comunale senza dare niente di propositivo. Questo credo che blocchi anche il processo di rinnovamento di questa città. Adesso vorrei semplicemente però richiamare quella che è stata la mia storia amministrativa, che è durata quasi 10 anni, che quindi sarebbe anche troppo lunga richiamarla. Lui ha accennato il problema dell'area di risulta, ma ci sarebbero tanti altri motivi. Forse è più interessante riallacciarmi a quelli che erano le eredità avute da personaggi come Mancini, essenzialmente come Mancini, perché Mancini ha avuto bene a Pescara e ha avuto una visione ampissima che ancora adesso noi viviamo e dobbiamo risolvere. Una visione talmente ampia che ha portato la città di Pescara a proiettarsi immediatamente a un inevitabile futuro
di importanza regionali inevitabile, anche se ci sono state delle battaglie che tutti, almeno chi ha i capelli bianchi, le ricorderà, come il caso della regione. Sono quei momenti che hanno comunque bloccato in qualche modo il processo evolutivo che Mancini aveva in testa e che ha rallentato comunque. Dopo Mancini cosa c'è stato? Dopo Mancini, parlo dell'università, parlo dell'autostrada, parlo di tante cose che credo che leggerete nei libri che suo figlio Mancini ha scritto, ma non solo da quello, ognuno il proprio ricordo ce l'ha. Dopo di quello cosa è avvenuto? È avvenuto il famoso boom economico. Con il boom economico diciamo che gli amministratori successivi hanno un po' trascurato il processo evolutivo che doveva venire avanti e ci si è preoccupati più, data la grande richiesta di voler vivere questo territorio, grande spazio all'edificazione. Che ha creato un processo edificativo, diciamo, abbastanza poco qualificato, diciamolo francamente, e ha creato anche dei grossi problemi alle città, tant'è che ci siamo ritrovati interi quartieri con un'edificazione di non alta qualità architettonica, non solo, ma anche le infrastrutture non erano ancora adeguate a tutta questa grande processo. Naturalmente tutto questo è durato dagli anni 70-80 è andata avanti, dopo man mano questo processo si è decantato leggermente, però ci siamo ritrovati questi grossi problemi sulla città, grossi problemi che hanno anche in quel momento bloccato il processo evolutivo della città, che non ha più visto una visione allargata, ma si è limitato solamente a dei grossi insediamenti, interi quartieri costruiti senza tener conto di quelle che erano le problematiche che venivano fuori. Questo processo naturalmente è durato fino agli anni 90. Gli anni 90 lo ricordiamo specialmente, l'inizio degli anni 90, il momento un po' burrascoso, dopodiché è iniziato un processo di attenzione a quelli che erano i temi che Mancini e il suo gruppo portava avanti, per cercare di riprendere le fila e cercare di proseguire questo grande processo. E questo viene fuori le grandi aree, l'area di risulta, le aree attorno all'università, il famoso trittico, non so se ve lo ricordate, dell'Aurum, che era di proprietà della provincia con l'università e quant'altro, e si è andato avanti a chiudere dei processi che comunque hanno ricucito la città in qualche modo a riprendere il discorso che prima, così come si voleva portare avanti. Questo processo ha creato tantissimi interessi e direi anche invidia da parte di altre città e di altre realtà regionali, che hanno impedito, e anche campanilismi hanno impedito di portare, ecco, la grande città come la grande Pescara si vuole portare adesso, e mi auguro che si vada avanti, anche perché non dimentichiamo, lo dicevo poco fa a Checco Mancini, noi abbiamo una fortuna enorme in questo momento storico, è la prima volta che abbiamo un presidente della regione pescarese. Ricordiamoci che le altre presidenze, ve lo dico da pescarese e da ex sindaco, per noi è una fortuna incredibile e dobbiamo chiedere tanto a lui, vedo che si sta muovendo in questa direzione, perché prima non si riusciva ad eleggere un presidente regionale proprio perché nell'area di Pescara, proprio perché c'era un campanilismo fortissimo, c'è ancora. Io ricordo che anche all'inizio del mio primo mandato io ho cercato in qualche modo di tentare di fare un collegamento con Chieti, con Montesi Spago, ti ricordi? Abbiamo firmato anche un atto con l'allora sindaco Cocullo e anche con l'università che ci seguiva in questa direzione, ma poi si è spenta proprio perché non c'erano le forze politiche che volessero assolutamente portare questo processo. Io mi auguro che adesso vada avanti un discorso di questo genere che è ineluttabile. Noi abbiamo adesso
il periodo più delicato della città. Perché il periodo più delicato? E qui parliamo un po' del futuro, perché lasciamo stare il passato, si possono leggere sulle carte. Qual è il futuro? Se permettete, vorrei dare qualche idea, che credo che siano già in atto queste idee, ma che portano sicuramente dei contributi che sono necessari a questa città, anche se sono inevitabilmente quasi ovvi. I tre filoni credo che bisogna portare avanti in questa città, in particolare come in tutte le altre città: c'è il discorso della mobilità, c'è il discorso del sociale e c'è il discorso dell'ambiente. Questi sono i tre temi di questa città, che ancora oggi purtroppo crea grandi problemi. Ecco, io però per il momento mi fermerei ai titoli sul futuro, perché ho l'ambizione di voler giungere a un secondo giro, ovviamente con la complicità e la collaborazione dei relatori e poi anche di qualcun altro che vorrei che ci salutassero. In particolare intanto ringrazio Giacomo D'Angelo, che è presente in sala e che è il coautore in qualche modo con una esaustiva prefazione del libro. Fatti precettare. Vabbè, allora facciamo. Io sono commissario per il terremoto, potere di ordinanza. Vabbè, allora la Protezione Civile convocherà D'Angelo e anche l'editore, ovviamente, Roberto Di Vincenzo. Però adesso restiamo un attimo sul filo del discorso tra i sindaci. Viene D'Alfonso dopo Pace, cronologicamente, quindi microfono. Blasioli ha preso il microfono in termini non innocenti. Quindi attenzione, si munisca di microfono e Presidente, lei mi risponda da ex sindaco a questa mia prima domanda. Perché le voglio chiedere... Importante che non sia da imputato. No, da ex sindaco, per quella parte insomma che ha trascorso questo palazzo. Allora, relativamente a quella esperienza, in quanti dei dossier che lei ha trovato dentro questo palazzo si è incontrato con Antonio Mancini, con la progettualità, con le idee di Antonio Mancini guidando questa città durante la sua esperienza sindaco? Visto che è il mio primo giro, immaginando che ce ne sarà almeno un secondo, provo ad essere coerente con una certa didascalia rispetto a questi momenti, a queste occasioni di presentazione di libri, ma anche con l'ambizione di dire, di guardare altrove, di gettare, diciamo, il sasso lontano. Tanto questo è un libro non inutile, perché molte volte si scrive per autoappaltarsi una specie di soddisfazione di immortalità. Ci sono molti ex farmacisti in pensione che fanno questo, no? Mi fermo rispetto a quelli della divisa per il rispetto che io porto a quelli della divisa. Anche in quel campo lì ci sono molti che usano scrivere. E però si verifica che lo scritto magari non superi le mura della famiglia e di quelli che magari si frequentano a Natale. Questo libro invece merita uno spazio nella biblioteca personale, familiare e di chi ha un minimo di curiosità nel porsi la domanda: dove sono, da dove vengo, dove va il territorio sul quale per esempio anche i miei avi hanno operato. Quindi è un libro che ha una sua utilità, opportunità e per quanto mi riguarda anche una necessità. Io dentro questo libro ho trovato pezzi di storia che non sono riuscito a collegare, che invece adesso mi hanno fornito una comodità sostitutiva. Quindi bravo, complimenti, e questo testimonia come ciascuno, se sa fare religiosamente collegamenti, per il come religione evoca il collegamento, produce anche una straordinaria comodità di rilettura per chiunque abbia questa specie di furore che è la curiosità. Quanto è utile a chi è classe dirigente? Molto, molto, molto. Per esempio, fa capire che i grandi sindaci sono stati quelli che hanno saputo ingrandire la lettura della città. Mancini perché è più volte citato? Non solo attraverso questo libro, ma è citato anche nei colloqui impegnati che si farebbero ancora adesso
Paola, come si chiama quel grande caffè di Pescara di Consumberto? Caffè Imperato? Come si chiama? Bar Tempera. Palazzetto Imperato. Perfetto. È meno grave di un errore, avvocato Massimo. No, allora, ho chiesto a Paola perché, diciamo, è una neutralità coinvolgente quella di Paola. Bene, in quel caffè le persone che vogliono andare un po' in profondità di sicuro citano Antonio Mancini. Anche immaginificamente, se ci fosse ancora funzionante come bar, parlerebbero di sicuro di un termine di riferimento di ciò che ha fatto quel sindaco. Perché? Perché sapevano che poi avrebbe dato i natali a un bravo medico come è stato Armando, o a un bravo manager come è di sicuro lui, o una bravissima docente come è stata e rimane Giovanna? No, perché ha offerto alla città una visione di insieme che Carlo gli ha riconosciuto, che io gli riconosco, che tanti riconoscono, è la visione che ingrandisce la prospettiva di una città, poiché una città senza prospettiva è una città destinata ad essere un cimitero, un sarcofago, che distrugge se stessa. Come è riuscito lui a valorizzare questa lettura da e di ingrandimento? Intanto ha concepito, come disse e come ha detto e scritto 50 anni dopo uno come Derrida, Pescara isolata non vale nulla, Pescara in relazione è tutto. La relazionalità di Pescara non è stata in passato affidata al web, ma alla facilità di raggiungerla a Pescara. Questa infrastrutturazione al suo servizio hanno fatto sì che Pescara diventasse una regina, un luogo di accoglienza estrema, un luogo dove addirittura si è configurata una categoria prima che in molti altri altrove, una categoria che è quella per esempio della prossimità, una città capace di essere prossima anche a tante lontananze. Negli anni 70, io so, allora ancora Mascia ha diritto di richiamarmi, io non c'ero ancora perché purtroppo non ho avuto la fortuna di sbucciarmi le ginocchia a Pescara né di sentire l'odore del fiume Pescara, ma negli anni 70 si parlava di Spalato come di una immediata prossimità. E voi che siete in prima, seconda, Giacomo D'Angelo lo sto guardando per vedere il rigore del suo sguardo, credo che anche lui possa confermare che Pescara ha avuto questa potente prossimità. Ma ancora Pescara si è inventata quell'altra categoria dello spirito sociale e sociologico del cittadino quotidiano. Chi è il cittadino quotidiano? Quello che viene la mattina e se ne va la sera. Più che altrove, più che a Padova, e questo lo ha detto Cacciari ragionando nella gremitissima sala del Cinema Massimo, più che a Padova negli anni nei quali Padova era l'ambiziosa del Veneto. Come mai è riuscito ad essere questo? Solo perché il re intuì che aveva le comodità di un luogo pianeggiante pieno e circondato dall'acqua. Probabilmente c'entra anche lo spirito della comunità, c'entrano anche le persone. Io mi ricordo, permettetemi, l'unico riferimento che faccio, Luigi, alla politica militante. Quando mi candidai la prima volta, uno degli argomenti micidiali che usavano contro di me era che mia madre non avesse poggiato l'utero a Pescara. E io dicevo, ma perché è colpa mia questa? E siccome in una serata impegnativa uno me lo disse con veemenza, un sacerdote, non vi rivelo chi, mi disse, guarda che anche il santo patrono non è di Pescara. E mi spiegò questo sacerdote, che era anche laicissimo dentro di sé, che l'87% dei pescaresi non ha avuto i natali a Pescara. Questo elemento, che è molto di più della sociologia, descrive come questa città fa essere e sentire, diciamo, chiunque a suo agio, appartenente, situato al di là del dove è nato. Questo elemento ha consentito ad Antonio Mancini di diventare classe dirigente rilevantissima. Se noi pensiamo come si è formata la classe dirigente, vedo l'editore Caroccia, sarebbe da studiare dove è nata la classe dirigente di questa regione. La classe dirigente di questa regione non è mai nata nelle grandissime realtà urbane. Ma prendete, diciamo, il paradigma di Antonio Mancini. Io adesso non voglio usare il paradigma di Gaspari su Chieti, però molta classe dirigente di Chieti è nata a Chieti. Pensate ai Mezzanotte,
o a tutta la classe dirigente di una certa stagione, non solo del Risorgimento, anche prima, ha avuto i natali a Chieti, così come a Teramo, quella di Teramo era di Teramo, rilevantemente. Come mai questa caratteristica di Pescara? E quanto questa caratteristica starei per dire della personificazione del suolo, così accogliente, quasi a diventare persona il suolo, da accogliere tutti, conferendo a tutti diritto di protagonismo, diritto di appartenenza piena. Quando uno a Pescara sente parlare i gestori degli stabilimenti balneari, pensa che siamo tutti di Pescara, invece il 90% non è nato a Pescara e magari ha anche mura e tenimenti fuori di Pescara, per dire come questo è davvero un suolo formidabile, iperdigitalizzato, se per digitale si intende l'avvicinamento e le lontananze. Come interpretiamo questo sul piano della ulteriore evoluzione? Io sono stato settimane fa a Rotterdam, a spese dell'Unione Europea. Tutto ciò che afferisce alla mia vita personale ha avuto, diciamo, supporto nello straordinario reddito del Presidente della Giunta regionale, perché prende 2,5 volte quello di un sindaco, e per questo sono d'accordo anche sulla riduzione degli stipendi che è contemplata all'interno della riforma. A Rotterdam il sindaco di Rotterdam si vantava con tutti gli altri sindaci dicendo: questa città è arrivata ormai all'evoluzione 4.0 per quanto riguarda il rapporto con l'avvicinamento delle lontananze. Non solo vogliamo che qui sia facilissimo arrivarci e ripartire, ma noi abbiamo superato anche la categoria del chi ci sta qui a Rotterdam non necessariamente deve essere residente a Rotterdam, e noi abbiamo concepito un rapporto tra Rotterdam, chi ci vive, chi ci intraprende, e vogliamo che chiunque venga qui possa fare cose. È il simbolo di questo per Rotterdam. Sapete che cosa è stato? Piazzare nel porto di Rotterdam una stampante 3D che fa a misure reali tutto ciò che può servire, per dire come tu non solo ci puoi andare comodamente, ma puoi fare ciò che vuoi, addirittura togliendoti di mezzo da quel normale rapporto che c'è quando tu in una città vuoi intraprendere, o hai tutti gli arnesi, o hai tutto tu, oppure non riesci a fare nulla. A Rotterdam c'è l'esaltazione estrema del superamento della dimensione dell'appartenenza, per il come all'Ottocento e Novecento abbiamo conosciuto le città. Pescara su questo fronte ha le caratteristiche per essere modernissima? Secondo me sì, però dobbiamo lasciare indietro alle nostre spalle l'idea che il numero degli abitanti regali qualcosa. Non mi fa dire questo che sono contro la nuova Pescara. Io la porterò in approvazione e non sarà un elemento che ridividerà Abruzzo, perché non è sul numero degli abitanti che finiscono dentro le mura, come avrebbe detto un baldanzoso Ardizzi, più ce ne stanno e meglio è, più forte è la città. Non è sul numero di abitanti che si misura bene la grandezza di Pescara, ma quanto sulle funzioni che riesce ad attrarre, le funzioni. Domani delibereremo una cosa che Pescara cerca dal 67, e credo che una delle cose che ha cercato Antonio Mancini fino al 72, il nuovo e primo vero piano regolatore portuale di Pescara. Anche per questo è stato indagato. Diciamo che ci fu una stretta di mano tra una donna che doveva dare dei documenti ed un poliziotto che li doveva cercare. Lei non li ha dati, lui non l'ha cercato, e mi hanno fatto un'indagine. Naturalmente è finita con una soluzione, perché il fatto non sussiste. Perché io mi feci carico, nonostante che non fosse di competenza del Comune di Pescara, finanziare, far redigere e far approvare il piano regolatore del Comune di Pescara, il piano regolatore del porto di Pescara, mi feci carico di trovare 500.000 euro dalla Regione Abruzzo. Io oggi li do anche a Giulianova, che non ha un vero e proprio porto. Per fortuna che non li devo dare a Lettone Pelle, perché non può avere porti, ma li do davvero a chiunque come persona giuridica, perché non era quello il rapporto che serviva. Bene, finanziamo questo piano regolatore portuale, dal 2007 arriviamo al 2016 per vederlo approvato, tra pigrizie, errori di lettura,
attacchi di una erronea visione oppositoria, di una erronea che ha determinato la logica della guerra, anziché l'avversario, l'inimicizia edificata come palo, proprio come obelisco dentro e fuori queste mura municipali. Così come finalmente, dopo le battaglie di Mancini, ma anche di un certo Delfino, di un certo periodo e di un certo Felicetti, quando dico di un certo, di un Felicetti di un certo periodo, di Gaspari di un certo periodo, finalmente abbiamo nel contratto di programma di RFI 1.566.000.000 di euro per l'accelerazione dei tempi di percorrenza ferroviari tra Pescara e Roma. Sapete qual è il timore che ho io su questo secondo investimento? Che le municipalità si edifichino a sindacato della difesa dello sportello territoriale. Non si fa la dorsale adriatica che accelererebbe di un'ora verso Bari, di un'ora, voi dite ma perché a Bari? Intanto è utile andare pure a Bari, in una visione della macroregione, perché a Campomarino due pezzi di classe dirigente dicono di no all'ingrandimento della comodità e della velocità ferroviaria. Su questo fronte allora quanto giova e quanto gioca a favore fare riflessione facilitata dalla tematizzazione di un libro come questo? Tanto. Tanto, perché nei partiti non c'è più voglia e tempo, nelle istituzioni è una lotta fratricida tra chi ha perso rispetto a chi ha vinto, c'è bisogno di tornare a scommettere nei luoghi del confronto frontale, perché il digitale è impazzito, lo spazio dell'informazione digitale è impazzita completamente. Allora c'è bisogno di riseminare occasioni, diciamo, di ritrovamento di sé e dei temi che valgono in occasioni di questa natura. Io sono convinto che Pescara ha davanti a sé una grande prospettiva, ma non legata al numero degli abitanti. Io ho dimostrato come il 1.566.000.000 di euro del contratto di servizio dei prossimi 5 anni è stato conseguito prima dei numeri della grande Pescara. E volevo questo proprio a dimostrazione che Mattoscio sbaglia su questo argomento. Franco Pomiglio ed altri che hanno fatto la battaglia, ma se siamo 400.000 convinciamo di più le ferrovie. Non è così. Non è così, tant'è che ancora ne ha di meno di noi e li convince di più. Perché? Perché è più sedime di funzioni, di servizi che ridanno di più la palla. Per fare questo c'è bisogno di un pensiero direttore che noi dobbiamo ritrovare e ricominciare a coltivare. Quello che ha avuto Antonio Mancini quando ha fatto il sindaco, la più importante battaglia vinta da Mancini, mi permette di fare una graduatoria, è stata la battaglia sull'autostrada. Sul tracciato, sul sedime dell'autostrada, perché lì alla fine si stava cedendo non sulla Y ma sul segmento, e la Y fu una conquista intelligente, mettendo in campo che cosa affinché la Y accadesse? I valori non solo della velocità ma i valori anche della bellezza ambientale. Lui fa una battaglia, qui non è riportato, c'è un documento dentro gli archivi di Sara, Sara Autostrade, fa una battaglia poiché l'autostrada doveva avvicinare anche la montagna del Gran Sasso. Certo. E pone il tema anche di fare sì da valorizzare terre che non erano vicinissime rispetto alla costa. Come riesce a fare questo Mancini, che conosce l'esperienza della guerra, conosce l'esperienza anche dell'isolamento, di un certo isolamento, anche l'isolamento delle comunità di vita? Perché coltiva dentro di sé una visione da ingranditore dei termini della questione. Concludo, concludo. Io Carlo Pace gli riconosco questo merito. Ha gestito soprattutto una parte di quei lunghi, importanti 9 anni, sapendo costruire un dialogo con una certa opposizione. Mi ricordo per esempio l'interlocuzione con Antonello Ricci, Piero Di Bartolomeo ed altri, che era una interlocuzione che consentiva su alcuni temi la concentrazione della città. Per esempio l'intervento fatto su Porta Nuova, che ha riguardato la realtà ferroviaria di Porta Nuova, è frutto di un clima positivo che ci fu in quei mesi. Il triangolo con l'università per l'aula. Io ti devo dire, spiegami adesso in maniera postuma come sei riuscito ad evitare le denunce. Io sarà che ho incontrato un senatore particolarmente produttivo sul piano
dell'arma denunciante, ma io ho contato 53 denunce firmate. Tu una sola. Anche questa è una qualità, perché uno, sai, riuscire a inibire l'attività demolitiva dell'avversario, anche questa è una qualità. In quegli anni, qual era il livello del confronto conflittuale antagonista che c'era tra chi perdeva e chi vinceva? C'era un atteggiamento, secondo me, più convergente verso il risultato. Uno come Delfino, lo ha ricordato in un testo scritto e raccolto da casa editrice Textus, Delfino si è battuto, si è distinto per una battaglia a favore, per esempio, sul recupero degli spazi delle aree di risulta. Dopo formalmente lo chiuse una classe dirigente nel 90-91, ma lui ci lavorò, così come altri, anche di formazione minoritaria oppositoria. Pescara ha bisogno di campo libero dal punto di vista dei vizi anche mentali, per riuscire a trovare le dimensioni della grandezza. Io voglio dare su questo un contributo nel secondo giro, se sì, c'è, chiedo sì. Scusa se ho preso troppo tempo. No, no, abbiamo introdotto anche un tema politico, un tema tutto politico, sul quale Antonio Mancini evidentemente volava alto in tempi non sospetti e in tempi anche più duri per quel che riguarda le contrapposizioni campanilistiche, penso appunto a tutta la questione sulle sedi della regione, che insomma poi è stato l'esito di uno scontro violento. I tanti campanili d'Abruzzo, addirittura qui ne vengono enumerati nel corso di tutto il libro, lo ha giustamente sottolineato Giacomo nella prefazione, più di 15, non solo sulla questione del capoluogo, ma anche nel primo scontro sul modello di sviluppo industriale, sulle vocazioni dei vari territori e poi sulle grandi infrastrutture, come diceva giustamente anche D'Alfonso. Allora io con Mascia, che si è confrontato forse come sindaco per primo dal punto di vista anche istituzionale col tema di come andare oltre questa città e cercare anche una governance che vada a definire e a gestire quell'area metropolitana che non può riguardare solo una provincia. Ecco, appunto, come ha vissuto lui questa esperienza da amministratore nel confronto con le altre città, in particolare lo diciamo con Chieti, perché insomma noi parliamo di Grande Pescara, che è un progetto che è relativo a comuni che stanno tutti dentro una provincia. Antonio Mancini parlava di Pescara Chieti nella sua esperienza politica e lavorava per Pescara Chieti. Ecco, vogliamo anche capire come ha vissuto lei da amministratore, come vive attualmente anche Alessandrini, questa idea della contraddizione tra quello che è un'idea di governance che si vuole costruire diciamo come architettura istituzionale e una realtà che poi è quella di una di città che sono già conurbate tra di loro in maniera diversa, a prescindere poi da quello che è il tema della riforma del Rio, della città metropolitana, degli incentivi e tutto, ma insomma uno stato di fatto rispetto a uno stato di diritto che insomma non lo fotografa in qualche modo, ed è una grande contraddizione di Pescara anche. Grazie direttore, parlare dopo D'Alfonso, che è notoriamente competente e anche molto egocentrico, è come dover cantare a Sanremo dopo Mina, e quindi allora io sfrutto almeno l'altezza che la natura mi ha dato. Un applauso di generazione. Almeno cerco in questo di sopravanzarlo, solo in questo, non mi permetterei mai. Ma intanto ringrazio e saluto tutto il pubblico, le persone numerosissime che sono qui stasera. Checco, e questo è un ringraziamento a te, perché ho partecipato anche all'incontro straordinario che ci fu quest'estate, secondo me al di là anche delle tue aspettative, di prima presentazione di questo libro in un ambiente marino con un clima che era molto più piacevole di quello di questa sera dal punto di vista atmosferico, e quindi saluto davvero tutti, perché oggi la capacità di coinvolgimento che ha la politica è una capacità comunque ridotta, e invece la vostra presenza numerosa questa sera indica intanto un affetto per la storia di Pescara, perché Antonio Mancini rappresenta uno spaccato della storia di Pescara, un affetto nei confronti di Checco per questo suo
sforzo editoriale e anche di Giacomo D'Angelo che lo ha supportato in questo. E faccio i complimenti a Checco Mancini, oltre che salutare il direttore e tutti i colleghi sindaci, perché è il padrone di casa, Antonio Blasioli, perché credo a memoria che non si sia mai riusciti a mettere intorno ad un tavolo, in un medesimo contesto, su un medesimo argomento, persone che hanno avuto la responsabilità e l'onore di guidare questa città. E allora un riferimento a Antonio Mancini lo faccio, e lo faccio raccontandovi un aneddoto. Voi sapete, perché magari avete avuto la possibilità di frequentare la Sala San Celteo, c'è un quadro pergamenato dove c'è la storia di Pescara, dove i nostri nomi sono riportati. E in genere, quando si è eletti sindaci, si ha un grande entusiasmo, una grande gioia, si vuole entrare nella storia e si raccomanda al collaboratore di scrivere il proprio nome già la notte in cui si è eletti in quel quadro pergamenato, perché non si sa se magari quello che viene dopo avrà lo stesso garbo di far scrivere magari il nome del suo predecessore. Dico questo che qui c'è qualcuno che almeno vanità quanta ne ho io, e immagino che abbia fatto la stessa cosa. Direttore, lì in quella pergamena ci sono i nomi della storia di Pescara, di coloro che hanno scritto la storia di Pescara. Noi ne abbiamo scritto una parte. Carlo Pace è stato uno dei sindaci più longevi dal punto di vista della responsabilità amministrativa, insieme credo ad Alberto Casalini. E lì c'è il nome di Antonio Mancini. Io sono nato due mesi prima di Luciano D'Alfonso, che è nato il 13 dicembre del 65, io sono nato l'8 settembre del 65. E francamente l'opera di Antonio Mancini, di tuo papà, caro Checco, non posso ricordarla se non dai racconti di mio padre, di mia madre, delle persone che hanno vissuto a Pescara quegli anni, che hanno avuto anche l'onore di vivere quegli anni. E io ti ringrazio perché, scorrendo questo libro, ho avuto la possibilità di imbattermi più da vicino nella figura di tuo padre, di conoscerne le caratteristiche, di conoscerne l'operato, di conoscerne la personalità e di sapere anche quali erano i semi che poi hanno germogliato anche durante il suo mandato e anche durante la sua responsabilità di parlamentare per questa città. E allora si rinvengono temi che sono di straordinaria attualità. Chi mi ha preceduto li ha toccati con grande capacità, con grande competenza. Carlo parlava delle grandi occasioni, delle grandi opportunità che Pescara ha avuto, che ha colto parzialmente e che magari non ha colto dal punto di vista urbanistico. Molte sono state colte, forse qualcuna poteva essere colta meglio. Però ecco, quello che io vorrei dire, la riflessione, è che noi quando facciamo i sindaci, ma anche quando ci occupiamo di politica, siedo sui banchi del Consiglio Comunale dal 1998, è quello di ricercare spasmodicamente la vocazione di Pescara. Questo è un tentativo che molti hanno fatto, e io mi sono convinto, caro Carmine, di una cosa, che Pescara ha una serie di fattori unici, insiti in se stessi, in se stessa, che sono apparentemente contraddittori, ma che in realtà, nella loro contraddittorietà, nell'essere tutto e il contrario di tutto, sono anche la forza di questa città. Cioè, quello che diceva Luciano D'Alfonso della non appartenenza e quindi del fatto che oltre l'80% dei pescaresi residenti non sono pescaresi di nascita, può sembrare un limite da una parte, perché questo è inevitabile, ce lo dobbiamo dire, allenta il senso di appartenenza. E il senso di appartenenza, guardiamo agli inglesi, un popolo io per cui forse molti non condivideranno, guardo con molta ammirazione, quel senso di appartenenza è una forza motrice, ma è una forza di ausilio anche per chi sta da questa parte, per chi è chiamato ad amministrare quei cittadini. Ma dall'altra parte quel allentamento nel senso di appartenenza è anche la forza di questa città, perché crea quella voglia di fare, quella spontaneità. Una volta dissi in campagna elettorale, mi beccai la censura di un esponente del Movimento 5 Stelle, che Pescara in Abruzzo è come New York. Mi disse, ma esagerato.
non capì il paragone, cioè il fatto che Pescara è una di quelle città, come New York o come gli americani, che offre sempre un'opportunità a qualcuno. Chi arriva a Pescara, e non è un caso che l'80% dei residenti non sia di origini pescaresi, rimane a Pescara perché Pescara è una città capace di offrire un'opportunità, come lo si dice di New York, che è una città capace di dare la possibilità a chiunque nel rispetto delle regole e delle norme voglia fare qualcosa, di poterla fare e di poterla realizzare. E allora a Pescara abbiamo i balneatori che non sono pescaresi, abbiamo i professionisti che non sono pescaresi, abbiamo i rappresentanti della pubblica amministrazione che non lo sono, che non sono nemmeno magari abruzzesi, ma che comunque qui hanno avuto la possibilità di esprimere tutte le proprie capacità. E questo è un aspetto straordinario. La mancanza di una vocazione, è una città commerciale? Non del tutto. È una città turistica? Probabilmente non lo è. È una città di professionisti? Sì, da una parte lo è, ma dall'altra poi questa vocazione non esplode a tutto tondo. Ma questa è la straordinaria eterogeneità di questa città che ne caratterizza l'humus, che ne caratterizza dal punto di vista sociale il sostrato e la rende straordinariamente grande. E allora recupero il tempo che invece è stato preso dal Presidente D'Alfonso, che ovviamente ha ben ragione di prenderselo perché oltretutto in questo momento ha una responsabilità di carattere regionale. E allora mi sorprende vedere per esempio che uno dei problemi con cui io mi sono dovuto confrontare è stato per 3 anni quello del porto, quello del dragaggio del fiume, problema che probabilmente è destinato ad affrontare anche il mio amico e successore e collega Marco Alessandrini, e verificare che quando fu realizzato il porto di Pescara, lo leggevo, tuo padre per esempio aveva l'idea di creare, cosa che non sapevo, un concetto di porto isola. Voi sapete che cos'è un porto isola, se avete letto il libro di Checco Mancini e di Giacomo D'Angelo, saprete che si tratta di un braccio di quasi 2 chilometri che doveva portare molto all'esterno l'aspetto di accoglienza delle barche, delle navi e marittimo di questa città, proprio per confrontarsi e riuscire a sconfiggere un problema che ricorre alla notte dei tempi a Pescara, che è quello del dragaggio e quindi quello dell'insabbiamento del nostro fiume. Altri problemi con cui mi sono dovuto confrontare, ovviamente, uno è quello che tracciava bene D'Alfonso, e cioè di una cattiva abitudine della politica, che a quei tempi non c'era. A quei tempi si era galantuomini, a quei tempi ci si confrontava, ci si opponeva, si facevano i comizi, si facevano i dibattiti, ma si aveva un senso comune della cosa pubblica. E cioè il giorno dopo in cui qualcuno veniva designato alla guida della città, anche chi era l'opposizione aveva comunque il compito di contribuire alla crescita della città, mettendo da parte la rivalità personale, mettendo da parte comunque le contrapposizioni che invece purtroppo, caro Carlo, io sono stato con te in giunta, e ti devo dire che negli anni la situazione si è imbarbarita sempre più. Ne è stata vittima Luciano D'Alfonso, ne sono stato vittima anch'io, non dal punto di vista giudiziario, ma dal punto di vista delle sconfitte rispetto alle cose che si potevano realizzare. L'informazione non ha pubblicizzato abbastanza il fatto che eravamo ad un capello da realizzare un teatro nell'area di Risulta. Probabilmente nessuno lo sa, ma eravamo arrivati ormai ad adottare un atto preliminare, quindi una delibera con un progetto preliminare del teatro, eravamo arrivati a portare in aula anche la strutturazione economica e finanziaria di quel progetto, che non sarebbe costato un centesimo a noi pescaresi, ma sarebbe stato realizzato da una fondazione che qui a Pescara fa tanto e avrebbe voluto anche fare di più. Beh, per beghe che non erano soltanto, non arrivavano soltanto dall'opposizione, ma arrivavano anche all'interno della mia maggioranza, purtroppo una sconfitta per Pescara, un elemento identitario per la città di Pescara, che sarebbe stato un teatro al quale si erano interessati due grandi architetti, Norman Foster e Massimiliano Fursas,
che avevano capito quanto a Pescara sarebbe stato utile quel progetto. E concludo per quanto riguarda l'area metropolitana. Io sono d'accordo che non sono gli abitanti o il numero degli abitanti a far grande una città. Personalmente ho votato no al referendum per la Grande Pescara, che non vedeva ovviamente un'area metropolitana Pescara-Chieti, ma vedeva comunque l'assemblaggio di più comunità che comunque hanno degli elementi affini. Non sono d'accordo su quanto dice D'Alfonso, sul fatto che ormai da 2 anni e mezzo si sono pronunciati gli abruzzesi, si sono pronunciati in maniera netta e chiara, e per me, che avevo una posizione ostile rispetto a quel progetto, non si deve dubitare neppure per un istante che mi si debba provare a dare l'attuazione migliore. È come se noi il 4 dicembre andassimo a votare, poi il giorno dopo chi ha la responsabilità politica disattendesse completamente il responso delle urne. D'Alfonso deve affrettarsi a dare seguito a quel referendum. Con Chieti io ho vissuto anche un periodo straordinario, che era quello in cui si volevano accorpare le prefetture, in cui si volevano accorpare le questure. Poi in Italia i progetti sembrano essere messi lì più per creare problemi a chi amministra a livello locale, per cui contrapposizioni, campanilismi, e purtroppo quell'idea di fatto di area metropolitana nemmeno sotto questo punto di vista si è potuta realizzare, se non sfiorandola dal punto di vista della mobilità, magari con iniziative di carattere ambientale, di carattere ecologico, come chiusura al traffico concertata, che potevano creare quantomeno un embrione di area metropolitana. Altro non è stato possibile fare. Grazie. Grazie, grazie Mascia. C'è una parte di questo libro che in realtà non c'è, come giustamente sottolinea Giacomo nella introduzione, cioè quello che ha fatto da sindaco Antonio Mancini, non se ne parla assolutamente. Peraltro con la sua arguzia Giacomo dice che le elezioni pescaresi del 56 sono state poco indagate, quasi rimosse a sinistra, ma in realtà Antonio Mancini ha fatto da sindaco tante cose: 16 scuole, un ponte, 3 grandi mercati, 2 quartieri integrati per 10.000 abitanti, ha risolto la questione idrica, ha rivoluzionato il trasporto pubblico, risolto il rapporto con lo Stato e la questione delle ferrovie, impostato la circonvallazione, l'area industriale, l'università. E soprattutto, ne abbiamo parlato per tutta questa serata, ha impostato le grandi questioni su cui la città discute anni e anni dopo, più di 50 anni dopo. E allora io chiedo al sindaco che incarica oggi, al di là di appunto delle cose da fare per oggi, se oggi un sindaco deve avere davvero la visione legata a quella che sarà la sua città, cioè avere l'ambizione di seguire Antonio Mancini in questo percorso, che è quello di progettare, di pensare una città che sia quella, ma nemmeno tra 10 anni, quando Alessandrini non sarà più sindaco, ma tra 30, 40 anni, insomma, c'è questa capacità progettuale in questa generazione di governo diffusa, non soltanto del comune, per carità, Sorriso,